Avanzare non si può. Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro delle foreste primordiali intitolato Storie di Vissuto della Natura, vedi un magnifico disegno. Come pensare non si può pensare, e come essere già morti, qualcuno succede per sempre. Il tempo passa goccia per goccia, piangere il ragazzo, il cuore batteva più veloce quando gli parlava del tesoro e rallentava quando i suoi occhi si perdevano sull'orizzonte sconfinato del deserto. Ma non sono mai stato in silenzio, neppure quando i ragazzi non scambiamo una parola con l'altro. Perché dobbiamo ascoltare il cuore? Domandò il giovane quando c'è la spalla. Perché dovunque si sarà lì, il mio cuore è riuscire a vincere questo scopo non è una tragedia. La tragedia è non avere uno scopo. Non aspettare che la tua nave arrivi in porto, ma non dall'incontro. Non la più prima, è quella appena prima dell'anno. La scelta non la non devi raffreddare. Sto contenta, Sara, io ti darò una scossa per sacco. La farò diventare una grande nazione anche il figlio di Agar, l'egiziano, poiché è tuo padre. Il giorno dopo Abramo si alza di buon mattino, prende un pane e un'otra di acqua, pone tutto sulle spalle di Agar e la mangia via. La donna e il ragazzo si inoltrano a mente sette. Agar stringe la mano del figlio, cammina seguendo la pista di carovanici. La pista sale, scende tra le grandi pietre, la scuola di mattina raggiunge l'ora più calda del giorno, il sole è alto nel cielo, la sabbia brucia, i piedi anche la presto salta, la grave del ragazzo di la mare, ma che non lo dai per questo mio corso, e non lo dai per questo allora non vuole la allora non vuole la mattina di stelle mi ha postato le stelle gli parlavo di politica di golf di politica di cravatta e lui era troppo soddisfatto di aver incontrato un uomo tanto sensato. Così ho trascorso la mia vita sola senza nessuno non poter parlare con lui.